Eccoci qui, ritornati su LOD, non riesco perché ho l'aria moscia. Niente, volevo fare qualche partitina fiera con i vari deck di Evelyn che mi sono fatto. Quindi vabbè, iniziamo, molto semplice, metto bando e ciancere e ciancere bande. E vediamo un po'. Inizierò sicuramente con Aatrox Eve, che è questo nuovo deck che mi sta piacendo un casino. Spero che si senta tutto, in teoria si deve sentire, tipo la, sì, dovrebbe sentirsi, speriamo. Vediamo un po'. Mano un po' di mezza, un po', non troppo. Allora io toglierei questo e spererei di beccarmi qualcuno. Che ci sta, poteva andare peggio o comunque poteva andare meglio. Allora loro è un classico deck Aatrox con Vayne, caga cazzi, qua mi tocca aspettare, mi toccherà ad aspettare comunque. Tre allude, mi stiamo stando tre allude c'è in questo deck, che aspettiamo di subire un casino di danno. Ok, perfetto. Non proprio il mio preferito. Ah no, ho capito perché ci sono tre allure, giustamente. Ok. E adesso Dom. Non sai nulla, non vali niente. Ok, top. Stupisci. E i mostri strisciamo ancora per le ombre. Facciamo così. E morte sia. Ok. Pace del servizio. Qua potrebbe tipo strattaccare. E gli converrebbe in teoria. Decide di non attaccare. Io evoco Evelyn. Hai sentito lui, Dario? Cominciamo a ingelosirli. Ok, top. Così facendo gli diamo di nuovo ancora l'equipaggiamento al prossimo turno. E boh, posso rievocare un'altra domination. Ah, vero, dimenticavo, c'è lì di merda. Al prossimo, ah no, non, perché non è voluta giustamente. Ah, la. Ok, dai, continui. Sfidante a me piace. Un'altra Evelyn, io farei così. Farei così. Oh tesoro, mi piace vederti all'opera. Anche le vittime all'inizio avevano. Perfetto. Quindi direi sicuramente di uccidere Vayne con Dom. Più forte, ok. Così massimizziamo il danno. Semplicemente. Allora, è strano che non abbia fatto nulla, potrebbe avere quel 2-2, ma non si dovrebbe salvare. In ogni caso. A meno che non abbia. Ok, perfetto. Ok. A lui gli manca l'equipaggiamento, perché sennò sarebbe stato scout. Gli mancava l'equipaggiamento, effettivamente. Adesso ce l'ha l'equipaggiamento. Ed è un 6, Che infamato. È davvero un infamato questo. Significa sacrificare Dom, per forza.
Vabbè, la mano incazzata, eh. Qua servirebbe questo, assolutamente. Dimmi che si evolve. Ok. Vabbè, insomma, c'è un po' di persone, dai. Oggi è l'ultimo giorno. Per giocarmi uccidimi un alleato, quindi uccido un alleato per equipaggiare un altro. Perfetto. È ora di morire. Famo così. Continua pure. Così. Ok, dai, ci siamo. Un'altra dom. Faccio un attacco. Attacchiamo. Non è che può fare molto. Ok, io direi di far così. Salve, amor mio. Con chi giochi oggi? Un altro guido che vuole perdere il controllo. Che novità. Ok. E vi spiego anche perché. Così. Non farmi perdere tempo. Ancora molto meglio. Cattivissimo. Io direi di far così. Stupisci. Di far così, così, così. E abbiamo una bellissima Xolani. Solo pochi metri ci separano dalla pace. Xolani. Perfetto. Vaffanculo. Vaffanculo. Allora io faccio così. E ginocchio. Famo così. Fa male, tesoro. Ok. Mi è piaciuto. Dovrebbe curarsi adesso, top. Ballista. Io sono scesa. Più forte, ok. Dovrebbe bastare. Evviva, abbiamo vinto! E nulla. GG. Spero che si veda tutto. Fantastico. Sto controllando, signori. Sto cercando di vedere. Spero che si senta tutto, vediamo. Per sicurezza, non si sa mai. Metti caso che faccio tipo la live muta. Muta come un pesce. E ogni volta a me non mi interessa fare una live muta come un pesce. Muto come un pesce. No, dovrebbe sentirsi in teoria. In teoria dovrebbe sentirsi. Si spera. Si spera. Comunque, continuando, andando avanti, sperando che non si blocca nulla. Credo che sia bloccato il mio gioco. Grande, evviva! Si ispira. Sì.
Oh, ok, è vivo signori. Comunque se si sente tutto. L'importante è questo. Allora, come da che in realtà non è male. Però non capisco. L'alaballa, la balista e basta come equipaggiamenti, ma sì sì. Allora, posso capire perché tu dici non voglio dare un equipaggiamento più 2. Ah, c'è anche questo, comunque legida. Però, caspita, qui cap-tac. Più che 2 di balista. Cioè, vado a buttare, nel senso... Sì, ok, costa un po' un pelino di più. La labalda, secondo me, no. Secondo me la labalda, no. A questo punto preferisco questo e questo. Faccio 1-1. L'alpa ci sta di più. No, perché stavo pensando questo potrebbe starci. No. Ok, facciamo così. Eh no, perché la labalda secondo me non ci stava perché era troppo macchinosa. È vero che è bello avere Tarush, ma Tarush costa 10, ricordiamoci. Quindi, mentre secondo me quello con Quick Attack eccetera non capisco perché non l'abbia messo. È vero che costa 2 l'equipaggiamento, però caspita, mettere Quick Attack a un po' più alleato così per ci sta. Quindi Kaisa insieme a Ionia. Fammi così, accettiamo. Allora, so che non vedete perché mi vedete a me, però c'è letteralmente il mio gatto che è davanti a me. Quindi spero che mi ci si veda. Allora, qua... Se scaldi il corpo, invochiamo lui. Questo mi piace. Attacchiamo. Ah, ci potrebbe stare Fulgorio. Oppure Evelyn, effettivamente Evelyn ci sta di più. La madò. Esagerato. Famo così. Qua la potenzierà. Però io al prossimo turno evocherò Evelyn. Con sfidante, tenacia e con un altro keyword che speriamo che sia boh. Vabbè, tenacia. Speriamo una bella keyword. Ok, vai. Impatto, vabbè. C'è di peggio. Speravo che si fermasse. Le manca, eh? Davvero? Forse potrei decidere di questo è ottimo. Guarda cosa c'è sotto, mentre io guardo cosa c'è dentro. Benissimo. Abbiamo una Evelyn 6-8. Io... Sei fatta di hai visto doppio impatto? Sai che... Sapete che io ancora non ho capito perché becca il doppio impatto, però... Okay. Conosco un vostro. Qua cerchiamo di massacrarla. Però sì, ancora non ho capito perché becca il doppio impatto. Perché prende l'impatto iniziale e poi dopo lo ruba di nuovo con perché è molto quel non lo so. Che palle però. Qua ci sta a fare questo. Troppo
Vado, vado! Decido di fare così. Io faccio così. Ok, non me l'annulla, quindi non ha nessuna spell per annullare, cose del genere. Io do lo scudo di nuovo e lo do a... a... all'elusivo, perché così almeno so che al prossimo turno posso evocare sfulgorio elusivo. So di viola. Ok. Beh. Beh. Nel senso. Sfruttiamolo, no? Sperando che non faccia chissà che cosa. A lui gli converrebbe mettere questo, l'equipaggiamento a dubba vita. Decide di non fare. So cosa sono. E so anche come distruggere. Vuole prendere un po' di ruba vita. Ma non ha il gettore di attacco. È morto. Pronto per un po' di splish splash mio. C'è fulgorio in versione lì, è perfetto. Mamma mia raga, stupendo. Amo così. È perfetto. Madonna. La prima. Bam. Facciamo la seconda. Ma hai vinto, sapete? Hai vinto, sì. Io morto. La mortalità è follia. Vabbè. Tanto ho vinto così easy. Vabbè raga, allora c'è da dire che io ho avuto fortuna a trovare l'elusivo, c'è da dire anche questo, però questo deck non è male, è molto bello, è divertente, è strano come accoppiato, perché Evelyn con Atroth è stranissimo, però è buono perché sostanzialmente ti permette sia di potenziare bene gli schiavi di Evelyn e soprattutto ti permette di avere un finisher, cosa che nel mazzo di Evelyn manca sempre il finisher, ok? E quindi è uno sbatti per questo mazzo senza avere un vero e proprio finisher. E invece con Atrox, sia Atrox stesso può essere considerato un finisher, ma soprattutto Xolani, la versione quella di Targon, che è bello bello potente, quindi siamo Diamond 1, riusciremo a hitare il Master con questo strano deck, sperando che la mia live non sia bloccata. Evelyn e Atrox. L'ho visto a casissimo tra i deck, proprio quelli in fondo eccetera, e mi sono incuriosito e mi ci sto trovando molto bene come deck, mi piace, è proprio quel deck che piace a me. È un po' dura trovare un deck che mi possa piacere durante la standard mode, però è divertente. Ok, qua vediamo come possiamo giocare. Qua ho troppi equipaggiamenti e meno unità, perché ovviamente valutarmi su Vora è un po' meno. L'idea magari è di evocare su Ultur. C'è del fuoco quando ne vuoi. Il patto fa schifo. Accetto questo danno. Al prossimo turno posso evocare Vora, ma non Vora come vorrei io. Ah, ci starebbe a fare una cosa. Ok. E poi passo.
Così posso utilizzare l'acquario dell'odio. Potrei utilizzare l'acquario dell'odio. Dove ci sta? Gesù pure. Aspettiamo. Decide di fare così. Io faccio così. Ah, questo è divertente. Può andare? Sarebbe un impatto quick attack. Vediamo, magari posso avere un'unità particolare? No. Temibile. Ma sì. Vediamo. Oh, challenge. Facciamo questa versione Gesù. Solo perché è un 3-2. Che male, signori. Not bad. Immaginati se avessi avuto Evelyn a fare una cosa del genere. Immaginati se avessi avuto Evelyn. Allora, questo come deck non ci sono dei removal così forti. E stiamo parlando di un 8-6, quindi non è facile trovare un'unità che possa uccidere. Quindi... Ma mi colpisce 3, giusto? Sì. Vuole sfruttare il fatto che... Va bene. Non voglio rischiare, voglio andare proprio dritto così. Ma perché il mondo mi odia? Sì, perché vuole uccidere questo, sicuro. Lei ci sta. Se no Atlox... Va bene. Famo così. Non sai nulla, non vale niente. Non farmi perdere tempo. Questa Datox è tanta roba. Anche lui Atox. Io faccio così. Ok. Prossimo turno evoca Atox. Può andare. Vediamo se vuole fare lo stesso meme di prima. Ok. Niente meme di prima? Oh, è strano.
Ok. Io faccio così perché so che Domeo ci morirà il prossimo turno. Questo come fa? Ma vaffanculo. Forza ragazzi! Dobbiamo combattere di nuovo! Non può ancora. Allora, sono un po' in crisi. Lo mette qua. Non gliela daremo vita. Che palle, gli uccelli di merda. La guerra non è posto per codardi. Direi di evocarci questo per forza, sennò no, ci becchiamo un po' troppo danno. Allora, lui gli conviene sicuramente attaccarmi con una... Esatto, fare così. Ma vai a cagare, va. Ma vai a cagare. Non puoi aiutarmi. Merda, era... Gigi. Uccelli di merda. Vaffanculo. Sti uccelli. Uno peggio dell'altro. Il problema di Queen, cioè curiosità, Queen è una merda. Solo che è talmente merdosa che è fatto di più Val che Queen stessa. Cioè Queen è molto più cagacazzo, però non è proprio una figura che tu vorresti attaccare, ecco. È vero quello che rompe i coglioni. Vabbè, non si può vincere tutto nella vita. Oh, che cazzo. Elia. La mano è brutta. Faccio un full mulligan, però lascio almeno un'arpa. Può andare. Era tipo presidente, presidente, vivo signor presidente, chi lo sa. Fulgorio, dobbiamo aspettare il turno 3. Turno 3. Ecco il nostro turno 3. Ci sta. A tutti gli ghiai e specie brutta. Qua ci sta Steam di brutto. Sperando che
non abbia qualcosa che le cazzi, però l'acqua potrebbe avere. Perché purtroppo è stato fatto, Ok, non ce l'ha. Forse non ce l'ha. Nell'acqua c'è potere. Mi attacco così. Vuole pescare. Poi si scopre che ha pescato proprio quello, ma... Guarda. Va bene. Chiaro. Chiarissimo. Qua voglio evocare Ev. E lo posso fare. Fa Elia. Io faccio così. E faccio Ev. Gattino. Ok. Ok. Ti dispiace se mi infilo qualcosa di più doloroso. Bene, abbiamo Evelyn con Quick Attack, che è tanta roba. Ma così. Ah, si può fare una cosa cattivissima con Aatrox, ma non lo faccio. Ok, Nasus. Nasus è da uccidere. E lo farò. Ma prima... Splash, sempre Evelyn, lo sai bene. Bene. Spengo la luce. Qua sapete cosa? Servirebbe un bellissimo. Ok. Ok, top. Ma vai a cagare. Un altro Nasus. Cerchiamo di uccidere un altro Nasus. Non so come. Anche perché questo è un 9-9. Sarà il prossimo turno. Allora io voglio fare una cosa. Mettiamo solito. A dove te ne fa giocare? Con te ha quasi funzionato, se non sbaglio. Mi piace un botto questo. Con Aatrox. Chef Kiss si fa. Cazzi. Meglio fare così. Urla pure quanto vuoi. Sono così sola. Purtroppo, famo così. Allora, lui è 6 più 8, però non è... Corrompire tutto ciò
che vive. Ottimo. Due Nasus così, che cazzo puoi fare? Ah, va. Anche questo finirà. Che peccato. Tu non vali nulla. Che poi dopo fa due, GG. GG raga, Fanatus, che palle però. L'ho persa quando ho dovuto uccidere Evelyn, perché sennò si poteva fare qualcosa. Ma così facendo due Reclindred e poi colpo magico di Nasus. Aspetta, voglio un po' cambiare, magari tipo tolgo questo che non serve alla fine. Questo va bene. Questo non mi dispiace, va benissimo. Comunque io non sto pescando mai nella vita Xolani Tessitrice, ma che cazzo. Sì, questo per farvi capire com'è questo deck. Impatto ci sta come keyword. Non potenzia neanche. Fammo così. Vedo che ci sono tutti. Sei un po' costretto a mettere un po' tutti questi. Sì, fammo così. Anche se balista Dark in 3. Fammo così. Perché la lancia Dark non ho avuto l'occasione di di sfruttare bene. Secondo me non c'è davvero un modo per sfruttare bene, anche per via dei costi. È ben ragionato comunque questo deck, solo che secondo me l'ARP ci voleva. Quindi poi immaginate poi quando arriverà la nuova carta di Evelyn, quella di Bridgewater che dà +1/+1 a tutti i livelli 1. È perfetto raga, ve lo dico, è perfettissimo. Allora Leona e Aurelion Sol. Io ho un po' di mazzi Aurelion Sol, so che non mi va mai di usarli. Togliamo Fulgorio. Ok, così è meglio. Ok, ci può stare. Così evoco Sultur, mentre i Salassatori Darkin. L'ho trovato in una secondaria. Vaffanculo. Pronta! Andiamo, ci attacca con lei. Purtroppo Evelyn ha bisogno di un one drop. Però chiaramente no, non te lo facciamo fare. Se scaldi il corpo, scaldi l'anima. Raga, Chef Kiss. Se non ha nessun modo per uccidere, questo gli metto l'egida. Guarda, guarda come cerco un modo, tipo, no, dammi almeno... No, tanto è bannato pochi stick. Dammi qualcosa, dammi la torta. Sperando che non abbia la tolta. Oh, non ce l'ha. Tu qua. E la. Salassatori ci sta? Ma sì. Così.
Allora io spero che non abbia preso la magia annientamento eccetera, perché sennò caga il coglione. Quindi vamos. Speravo che si fermasse. Le manca, eh? Davvero? Forse potrei decidere di soddisfarla. Ti spiace se mi infilo qualcosa di più? Abbiamo Evelyn elusivo con tenacia, che è tantissima roba. L'unica carta che mi può distruggere è quello che ti permette di annientare. Se ce l'ha, io faccio il meme di Bugs Bunny, ecco, cioè nel senso, ma vaffanculo. Il bagliore del sole è la mia corazza. Easy peasy, tranquillo. Pure. Meno male che c'ha il coso. Allora, ci starebbe per Yoda. Ok, questo mi piace. Dai, continuiamo. Oh. Non tollereremo gli impedì. Non sfuggirà il loro castigo. Sto pensando. Hai già finito l'ultimo gruppo? E mi morbi da cosa avrai ancora? Madonna, ragazzi! Fiero! Ok. Pesante, signore. Attacca. Oppure rimane lì per bellezza. Ok. Famo così. Famo così. Allora, il problema di quello che mi ha fatto questo fa infliggi 4, quindi io rimango così. Intrusi! Ok, mi è piaciuto. Dai, continua. Qua vorrei Solanix 7, vero? Solanix è 6. Sì, Solanix 6 ci sta, eh. Ma lungo abbiamo atteso, Xolani! Solo pochi minuti ci separano dalla pace. Spengo la luce. Ottimo. Qua non so cosa potrebbe avere. Ok. Sì, io morto. Qua se avesse ancora meteorite contro Vora non può perché ha lo scudo magico. Questo dovrebbe resistere. Che dici? Uno sconto. Ok, buono. Spettacolo, è finito. Dovrebbe resistere, quindi niente la stella magica, la meteorite. G4, va bene. E volete sapere cosa bella? Che si cura adesso lei, perché ha ancora rigenerazione, quindi è tantissima roba. Ok, qua cerco di fare così.
Esatto. Guarda, incazzato, vaffanculo, ma che cazzo di due che è? Come cazzo puoi usare Evelyn in questo modo? È cheating? Non me ne frega un cazzo? Ma come ti permetti? Ritorniamo a Diamante 1. Mi piace questo deck, non so perché, è stupido, però è divertente. Cioè, comunque, permette a Evelyn di avere una win condition, cosa che gli altri mazzi Evelyn non ce l'ha. Cioè, l'unico altro mazzo Evelyn che ha una win condition è con Viego, perché Viego è Viego, però è molto lento come meccanica. Invece qua è un pochettino più veloce, non troppo, E perché il problema del deck di Atrox è che sono tutti equipaggiamenti, cioè che cosa triste. Atrox ci sta, lascio due su Ultwood perché metti caso che ho un po' bisogno di ok. Mi piace. Che palle però questa carta, la detesto, giuro. Uccello di merda. Io gli faccio questo così. Fa due di danno. Culo. Qua ci vorrebbe la culeo. Quanto sta merda. Va bene. Fammo così. Coloro che uccidono gli innocenti sono mostri. Se scaldi il corpo, scaldi l'anima. Questo morirà instant, purtroppo, però. Però era tanta roba, cazzo. Allora, se lui evoca qualsiasi cosa, eccetera. È palesissimo, signori. Era palesissimo. Facciamo stream così, easy peasy. L'acqua punge, come piace a me. Signori. Cosa vuole in pentola? Evelyn ci sta, Un Evelyn elusivo ci sta sempre, quindi. Le manca, eh? Davvero? Forse potrei decidere di soddisfarla. Ti dispiace se mi infilo in qualcosa di più doloroso. Ok. Lui magari vuole fare la capriola. A lui ci starebbe se gli dai tipo questo. So che costano due. Cioè per un mana, raga, per un mana. Ok. Più forte, ok. No, tu rimani qua. Beh, è palese che aveva quello, quello 2-2. Ah no!
Vabbè. Nel senso. Urla per me. Va bene, cioè, io l'avrei comunque cercato di. Vabbè. C'è di peggio, ecco. Vado a prendere Evelyn. Vado sicuramente prendere Evelyn. Oppure questo. Ok, Fulgore. Non vuole proprio Fulgore. Faccio così, così almeno. Rilassati un po'. Resisto, ecco. Qua ci starebbe prendere. Ma facciamo così. Va bene. Chiaro. Quanti cazzo di Dalkino ha evocato, signori? Non me lo dice? Boh. Penso di aver usato solo l'arpa. Decidi di pescare, va bene. Qua se pesco. Così sola. Xolani ci sta. Lui costa 8. Lui costa 5. È già sfidante. Però si può fare una cosa divertente. In teoria sì. In pratica. Pensaci, perché io evoco lui. Non sono scappato, no! Ok. Famo così. Così con Yodal, si chiama Yodal, aumento tutte le magie. Quindi vediamo che magia potrebbe utilizzare. Potrebbe usare quella. Decide di usare la stordente, ok. Va benissimo. Urla per me. Yeah.
qual è il discorso? Vuoi mettere questa? Va bene. A lui? Ok. Mi è piaciuto. Tu non sei. Apprezzo che arrivano molti. Ok. Affrontami. Affrontami, piccolo guerriero. Ogni singolo mostro verrà purificato. Non sì. È la palese, però onestamente preferisco tenere in vita Yorad. Bene. Incazzato, vaffanculo. Accidenti, costo 6 per lo stun, eh? Io volevo sentire Evelyn, non Exolani, però va bene. Include dito, non se l'aspettava, signori, non se l'aspettava. Accidenti. È un deck divertente, a me diverte, è un po' lentino, ma non lento quanto quello di Viego, ecco, secondo me il deck con Viego è abbastanza più lento, servirebbe più Kalt per il deck di Eve. Qua io direi di fare così, di lasciare comunque il più 2. Che palle, signore, che palle. Che palle. Ah, Evelyn, secondo me servirebbe tipo un one drop che praticamente ti dice quando io muoio. Magari è tipo anche non posso bloccare, una cosa del genere. Però se io muoio, spawno l'ask. Servirebbe almeno quello. Tipo 1-1 e se io muoio evoca questa ask. Perché è la cosa che gli manca, Evelyn. Gli serve un proprio quel one drop che gli fa un po' girare bene il mazzo. Qua voglio evocare Dom prima. C'è sempre sta merda vivente chiamato Broadwing. C'è sempre sta cagata. Lui deve esserci sempre. Sempre. Non può non esserci. È dura. Sono una cosa, non posso partire. Dovrei schiacciarti come l'insetto che sei. Ok. Devo uccidere, ragazzi, non ce la faccio, devo uccidere, non ce la faccio, non ce la... Ma fotti, ti va. Minchia, di già. Porca puttana, al turno 4 di già una cosa del genere. Ma che cazzo. Fammi fare questo, ti prego. Ottimo. Non farmi perdere tempo. Ok. Sono
Amica o nemica, rispondi! Amica, so cosa sono. E so anche come distruggerli. Amo così. Ti dispiace se mi infilo qualcosa di più doloroso? Prenderà scudo magico. La tua tempa in fretta. Sono la cacciatrice. La 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 la. Che due coglioni. Striscia. Perché alla fine della fiera, se fai così lei sopravvive col culo. Come fa a sopravvivere, scusa? Alto però. Questi si divertono a fare, porca puttana, se si divertono questi bastardi. Qua ci vorrebbe uno sfidante a schifo. Però non ora. Servono corpi. Che buono questo. Sto imparando, ma se posso do una mano. Ok, mi piace. Ridere, raga, fa molto molto ridere, ma fa anche piangere. Solo la guerra mi porterà pace. Forza! Chissà se c'ha proprio quello che temo che possa avere. Da me non si scappa. Il più più due io. Purtroppo. Oh, di già livellato questo. Toro, raga, toro, toro. Sicuro è un più due, sicuro. 100%. Quindi giochiamocela bene. Sono tutto!
Vedo un nemico. Ecco cosa c'aveva. Beh, si becca un bel po'. Primo passo. Pure. Facciamo così. Per troppo tempo ho macellato le tue statue. Perfetto sarebbe, però non ho abbastanza mano. Fulgorio. Un modo nuovo di combattere. GG per lui, mi sa. Se non vuoi batterli, sparagli con le loro armi. Mi sa proprio di sé, GG per lui. Ciao ciao, pezzo di merda. È vinto! Dopo tutti questi anni, passa. Atrox è un po' impossibile livellare in questo deck, però in realtà non te ne frega molto se Atrox è livellato o meno. Se riesci top, se no amen, diciamo in questo modo. E niente, io volevo portarvi questo deck Atrox con Evelynn, che mi ci sto trovando bene e ci sto pure ad ancare tranquillamente. Forse qualche modifica si farà. Secondo me comunque la nuova carta, quella di Evelynn, ci sta e si toglierà magari tipo boh, la balista, qualcosa del genere. Però secondo me l'Alpha Darkling ci sta un botto, perché comunque più di della Rabalda, perché la Rabalda ti chiede un sacrificio, mentre l'Alpha comunque è tanta roba, perché ti dà più due così con quick attack che avete visto con Vora, con Sultur eccetera. Comunque vale molto la pena tra questi equipaggiamenti eccetera. È vero, è di costo 2, però ne vale. È un po' come Legendary Arcane, che comunque con la tenaccia anche lì ci sta. Fascino è utile, perché comunque ti permette di avere un succubo in più. Xolani appunto è la carta che ti permette di vincere, quindi il tuo finisher insieme magari ad Atrox, perché comunque Atrox bene o male, se gli dai dei giusti keyword, spacca i culi. Comunque 6-6, costo 6, stessa cosa vale anche gli altri Darkling, quindi è gira di Darkling. La ballista io non l'ho mai evocato effettivamente, però può essere utile. A fine del turno il nemico più forte e io ci colpiamo. E stessa cosa vale anche l'Alpa, che è comunque bella potente. Stirato. Nulla. Io direi che questa live può terminare qua. Ci vediamo, ci sentiamo una prossima volta, che non si sa quando sarà. Boh, e buona fortuna. Ciao ciao!